con Devon Hall, si butta dentro, non trova spazio, c'è la difesa molto aggressiva da parte di Robinson. Davis, 7 secondi per il tiro, prova a sfondare il muro difensivo eretto da Benjus, il pallone si arrampa, attende Baldasso, nuovo ingresso in campo per l'Olimpia. Il pallone che circola velocemente fino a raggiungere in angolo Nazmith Rulong, gran tripla a segno per prendere la linea di fondo, non trova una linea di passaggio utile, c'è però l'accoppiamento con Melli, prova a batterlo in velocità dal palleggio, fa tutto molto molto bene qui Gerald Robinson, ha provato a contenerlo, ribalta il lato per Ricci, ricezione profonda poi dentro da Davis, resiste Stephens, allora pallone riaperto, 3 secondi per il tiro di Barron. Che canestro di Billy Barron, fa vedere, riceve Robinson, ancora una volta capisce tutto, Melli dietro la schiena con effetti speciali, la schiacciata di Luau Cabarrò in fuga, gran secondo quarto per le scarpette rosse e gran secondo quarto prima di tutto difensivo per Nick Melli, un gomito quasi Heinz prende il tiro dalla media, lo manda a segno, buzzer beater per l'Olimpia che chiude questo secondo quarto fantastico, ha lasciato nel primo tempo l'Olimpia un altro recupero, un'altra partenza per Luau Cabarrò andando verso sinistra, crea separazione con Jones usando molto molto bene sul più 26, attacca ancora affidando il pallone a Kyle Heinz, gran giro sul perno, canestro con fallo per Heinz, fatto sentire come il nativo di Sicklerville, arrivato l'Olimpia dal CSKA Mosca, ha provato la quota 29, ottavo punto per Benjus, intanto linea di fondo, scarico sotto, Davis trova il potenziale gioco da tre punti, quota 2 con Diop, si fa vedere dentro la partenza di Benjus, presa ancora molto aggressiva dell'Olimpia, Krushlin di tabella riesce a pescare questo tiro da tre punti. Robinson, 8 secondi per l'attacco della Dinamo, Benjus fa lavorare spalle a canestro, il tiro in fade away che si addormenta sul ferro, va dentro e allora termina il terzo quarto a 46, lanciata in orbita dai 19 di Luau Cabarrò e dai 16 di Brandon Davy. Le partite anche quando arrivano questi scarti così importanti, Dinamo che sarà di scena a Tortona nel prossimo turno di LBA, qui arriva un bel gioco sulla, rispettato il galateo del basket, finisce qui al Palace Radimini con l'ottavo successo in campionato dell'EA 7 Emporio Armani.